Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti nel vostro teatro, il Teatro Maria Caniglia di Sulmona. Oggi, dopo diverso tempo in cui siamo stati abituati ad essere lontani dallo spettacolo dal vivo, da questa vicinanza, finalmente il teatro torna a poter ospitare il suo pubblico in presenza. E noi siamo particolarmente onorati oggi di poter ospitare uno dei grandi maestri del teatro italiano, uno dei più grandi attori, che qui a Sulmona in questi giorni sta procedendo all'allestimento del suo nuovo spettacolo, Le leggi della gravità, che debutterà a Sulmona in anteprima nazionale il prossimo 12 giugno alle ore 18:30. Io vi ringrazio di cuore della vostra partecipazione e accoglierei con un grandissimo applauso il maestro Gabriele Lavia. Buongiorno maestro. Buongiorno, buongiorno. Come Prego. State? Male. Appena uno si siede in teatro si sente male. Perché? Forse deve essere così. Forse ci dobbiamo sentire male, come quando uno vede una ragazza di cui si innamora a prima vista o un ragazzo di cui si innamora a prima vista. Succede qualcosa, non si sa che cosa. Cosa vuol dire teatro? No, se non rispondi me ne vado. Ma allora fammi capire, per quale ragione tu dici, sai, oggi andiamo a teatro. Ah, bene, ci vado. Teatro non vuol dire una sala più o meno bella, più o meno elegante, con delle poltrone rosse, dove ci si siede, a un certo momento si apre una tenda. Perché la tenda del teatro è rossa? Appena entriamo qui dentro, purtroppo facciamo i conti con l'uomo. E appena facciamo i conti con l'uomo, facciamo i conti con quella strana cosa che si chiama la storia. Che cos'è la storia? È un racconto dell'uomo. Non è Garibaldi che dice obbedisco a cavallo, è anche quello. È il racconto dell'uomo nel corso del suo tempo. E perché il teatro, il sipario è rosso? C'è qualcuno che vagamente può dire. Sapete che io ho visto anche dei sipari verdi, dei sipari blu, dei sipari a fiori a Viareggio moltissimi anni fa. Ma era un sipario? No, era una tenda. Ma qui noi lo chiamiamo sipario, ci sarà una ragione. Vi svelo l'arcano. Questo colore che può essere, se vogliamo essere rigorosi, questo rosso è giusto all'80%. Perché questo colore, nella storia del teatro, e soltanto da allora, è il colore del sangue degli occhi di Edipo. Qualcuno di voi ha mai letto l'Edipo Re? No. Come fate a stare al mondo senza aver letto l'Edipo Re, l'opera più importante mai scritta da essere umano? L'ha scritta un certo Sofocle, da Atene. Ragazzo bellissimo. Alto, bello, talmente bello che dopo la vittoria di Salamina, a cui partecipò Eschilo, Sofocle, dodicenne, guidò la danza degli Efebi in onore di Eschilo. Ricchissimo pure lui, ma Sofocle è ancora più ricco perché il padre era un armatore, faceva lance, scudi, bighe, quadrighe,
armature, schinieri, spade, archi, frecce, per un popolo costantemente in guerra contro i persiani. È un signore chiamato Eschilo che prende parte alla battaglia di Salamina, dove i greci vinsero, uccidendo, macellando, la parola giusta, tutti i persiani imbriachi di notte, e scrive una tragedia intitolata I Persiani davanti al pubblico greco e presenta i persiani sconfitti come degli uomini pieni di dolore. E proprio perché pieni di dolore, uomini come loro. Tanta roba. Bene, Sofocle scrive un testo che si chiama Edipo Re, che viene considerata l'opera più importante della storia dell'umanità. Pensate che una volta fecero anche un'inchiesta fra tutti gli intellettuali, poeti del mondo, e chiesero se dovesse scomparire tutto, dovessero scomparire tutte le testimonianze dello spirito umano, quadri, sculture, architetture, opere dell'ingegno, poesie, romanzi, una sola opera da salvare. E vinse questa gara, vinse l'Edipo Re. Cos'è l'Edipo Re? L'Edipo Re è la storia di un uomo che cerca disperatamente la sua identità. Insomma, Edipo è il figlio, anzi non lo sappiamo chi sia. Facciamo finta di essere a teatro. C'è la peste. C'è la peste. A Tebe. Nessuno sa come curarla la peste. Hanno capito che la peste è una maledizione, la punizione di un dio. Il dio è Apollo. Perché vicino a Delfi c'è il tempio di Apollo, che era una specie di Vaticano. Bisogna sapere che il tempio di Apollo e Delfi furono la causa della rovina della Grecia, perché il potere dei sacerdoti la rovinò. E bisogna far qualcosa. Edipo va a parlare col popolo e gli dice al popolo, guardate come comincia: figli, figli, Sofocle fa iniziare la storia di Edipo, più o meno voi sapete il complesso di Edipo, che è il complesso di quei ragazzi che hanno un turbamento onirico per cui inconsciamente desiderano accoppiarsi con la madre. Una cosa normale. Può capitare ai bambini di sognare, di copulare in maniera maldestra con la mamma. È un sogno ricorrente. Poi passa e comincia questa tragedia, figli, dell'antico Cadmo, ultimi nati. Ah, interessante, abbiamo in scena ragazzi e un solo vecchio, il pedagogo, il sacerdote, e ha portato sti ragazzi coi rami d'ulivo in mano, come a chiedere, implorare
di sapere. Edipo dice appunto, dice, io scoprirò, mandato al Tempio di Delfi, mio cognato, il fratello di mia moglie, l'ho mandato al Tempio di Delfi per sapere con quali opere, che cosa fare, che cosa dire, quali ordini. Dice proprio così a un certo momento, dire e fare, per salvare la città. Creonte arriva dal tempio, Edipo gli dice che notizie mi porti. E lui dice buone, buone, perché me lo dici con quel tono strano? Buone perché anche le cose non buone possono, se raddrizzate, diventare buone. Ah, non mi dici niente che mi tolga sempre davanti ai ragazzi, davanti al popolo. Stanno a guardare Edipo, che siccome li salvò molti anni prima dalla Sfinge, qualcuno di voi sa cos'è la Sfinge? Ma non sapete più nulla, io lo sapevo alla vostra età, cos'è successo? Signore, professoressa, io lo so cos'è successo. È la colpa di chi è? Di chi è? Di questo. Questo ha rovinato il mondo. Che succede? Che Edipo, man mano che arriva un veggente, Tiresia, cieco. Qualcuno di voi sa chi era Tiresia? Sa perché Tiresia era cieco nel mito? Sa per caso che Tiresia nel corso della sua lunghissima vita fu uomo e fu donna? Fu tutti e due? Tanto che fu chiamato da Giove su nell'Olimpo perché aveva litigato con Giunone, perché Giunone diceva, Giove non ne poteva più, va bene, va bene, va bene, ti faccio le corna, ma tanto tu sei una donna e quindi provi più piacere di me quando fai l'amore. Ah, sì, ma cosa? Ma chi te l'ha detto? Sì, lo sanno tutti, le donne provano più piacere degli uomini, ma non è assolutamente vero. Sì che è vero, sono gli uomini che provano più piacere delle donne. No, no, sono le donne. Va bene, chiamiamo Tiresia. Lui è stato uomo e donna e ce lo dirà. Tiresia, Tiresia. Tu che vedi le cose umane e divine, Tiresia, dimmi, tu che sei stato uomo e sei stato donna, chi prova il piacere più grande nel fare l'amore, l'uomo o la donna? Se dividiamo in 10 parti, il piacere dei sensi, 9 parti andranno alla femmina, una sola parte andrà al maschio. Firmato Tiresia. Oh, ragazzi, ha detto Tiresia, io non sono mai stato donna, quindi non posso dirlo. Però Tiresia, che era stato donna e uomo, aveva avuto questa strana folgorazione. Edipo continua. Arriva Tiresia e dice, perché? Allora, Tiresia, tu che vedi le cose, questo, quell'altro, tu sai, perché? Perché la peste invade la città? Non posso dirlo, non posso dirlo. Non dirlo, perché vuoi farti il male ai tuoi concittadini? No, mandami via, mandami via. Accidenti, allora io penso che sei stato tu. E lui. E qui Tiresia dice, la causa dei mali sei tu. Tu che cerchi la causa, tu che cerchi. La causa, tu sei la causa. C'è un attore cieco qui,
Tu che cerchi la causa, tu sei la causa. Al pubblico. Ma vi rendete conto che cosa sta dicendo al pubblico? Non cerchiamo la causa fuori di noi, perché la causa è sempre dentro di noi. E Edipo cerca, 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 fa questo, fa questo, fa questo, finché alla fine viene a scoprire che la causa di tutto è lui, perché lui, pur senza saperlo, ma questo non toglie la colpa, la non conoscenza, e questa è la grandezza della Grecia. Tu sei colpevole anche per destino, cambia poco. E viene a scoprire che lui, era una storia un po' complessa che adesso non vi racconto, ma vi invito di leggere, perché se l'unica opera che questi poeti, pittori, scrittori volevano salvare nell'umanità, forse vale la pena di leggerla in una traduzione civile, perché questo è anche il problema di questo paese, la traduzione, la tradizione. Il tradimento sono tutti sinonimi, tradimento, tradizione, traduzione, trasferimento sono tutti sinonimi, tradurre vuol dire tra, addurre fra due punti, italiano, inglese, latino, greco, oppure traduzione, vado, cambio posto, mi tradisco da questo posto a questo posto. Mi pare poco? Per tradirmi da qui a lì mi devo alzare in piedi. E quindi se mi alzo in piedi, arriva la professoressa, una volta, non so se si usa ancora, tutti si alzano in piedi. Perché si alzano in piedi? Per rispetto? No, per riconoscimento. Riconoscete l'autorità e vi riconoscete in quanto coloro che devono apprendere dall'autorità sapiente. Non è arrivato a rompicazzo. Sì, è anche quello, forse soprattutto, ma speriamo che non mi interroga. No, e poi uno cerca di fare quegli esperimenti di sparizione. Quando ero ragazzo io, a volte uno si metteva lì così, forse se mi concentro mi dissolvo e non m'interroga. E c'era questa... non riusciva mai questo esperimento, a me almeno. Forse ad alcuni sì, non li chiamava mai. Allora, Edipo viene a scoprire in questa inchiesta che lui è il figlio della moglie, che lui aveva ucciso il marito di Giocasta, la regina di Tebe, diventata sua moglie, l'aveva ucciso in un bisticcio per un sorpasso, più o meno. Spostati che devo passare. No, ti sposti tu, no, mi sposto io, mi sposto da te. Edipo ammazza tutti e corre e va a Tebe. A Tebe infuria una peste, un'altra peste, ma a Tebe c'è sempre la peste. A Tebe c'è sempre la peste. Perché a Tebe c'è sempre la peste? Perché siamo nel teatron. Siamo sul trono della dea. Tron. Trono, più o meno, luogo, luogo ideale, luogo tra tutti i luoghi, nel luogo fra tutti i luoghi. Chi si siede? Solo il re, ma per volontà divina, perché sul trono ci sta il Papa e il re. Il re per volontà divina, come era una volta, quindi sempre un'emanazione del Dio o di Dio, cambia poco. E
La tea che siede sul tron del teatron, che dea è? Una dea un po' strana, che si chiama Aletheia. Aletheia, la dea. Ma cosa vuol dire poi questa parola che ci, in cui inciampiamo tutta la vita? Dio, Dio, Dio mio, ah Dio, ma Dio, non potevi far interrogare quella, ma Dio, Dio, cosa vuol dire Dio? Una volta c'era pure la dea, erano tanti gli dei, tutti erano degli dei. La Grecia era piena di dei. Perché era piena di dei? Perché Dio vuol dire sguardo. Che cos'è lo sguardo? È quello che da dentro ciò che io vedo mi guarda. Io vedo questa poltrona e da questa poltrona mi guarda uno, una poltrona, due, una poltrona di teatro, tre, il teatro, quattro, la mia vita nel teatro, cinque, tutte le parti che io ho fatto nella mia vita, sei, tutte le regie che io ho fatto nella mia vita, sette, tutto quello che... Dice, sai, quando vedo il mio cagnolino, quando muore il cane a casa, perché uno piange? Per il cane? Piange perché è morto il papà, aveva 90 anni, che deve fare? La madre, la nonna? Piange perché con loro se ne va via parte del nostro divino, del nostro sguardo, del nostro essere con. E man mano l'essere con gli autori, con gli attori, con i figli, col padre, la madre, gli amici. E man mano che alla mia età, recentemente anche, sono morti tanti attori, tante persone di teatro. Carla Fracci, me la ricordo, ragazzina. A volte l'andavo a trovare, Beppe Menegatti era giovane, e la trovavo sempre sul divano di casa sua, nella posizione del loto, a fare l'uncinetto. Cosa fai, Carlo? Faccio gli scaldamuscoli. Adesso andate via perché domani mattina alle 8 devo andare a fare... Devo andare in sala danza, devo fare gli esercizi. Sì, sì, ciao Carletta. Quando è morto, non la vedevo da una vita. Una vita no, l'avevo vista qualche anno prima, ma diciamo, è andata via quella memoria, è rimasta solo la memoria. E questa cosa per i greci era Thea, lo sguardo, la Dea. In questo caso del teatro, la dea è la aletheia, la svelatezza. Dea, lo sguardo, quello che mi guarda da dentro quello che io vedo. Il teatro, purtroppo, ve lo dico, è la cosa più importante che abbia mai inventato quell'essere che si è alzato solo su due gambe e che si chiama uomo. Dice, ma come? Io mi rompo le palle quando vado a teatro? Certo, certo. Anche a messa uno si rompe le palle un po'. Io che non credo in Dio, però avevo una moglie che credeva baciapile, portavo le bambine che avevo avuto con lei alla messa la domenica. Ero l'unico attento. Tutte le mamme che facevano una caciara. Mi ricordo alla prima comunione. Oltre le mamme, come è noto, ci sono anche le nonne, che sono un peggiorativo della figura materna. E perché alla prima comunione, soprattutto io avevo due figlie, e quindi il figlio oramai era più grande,
Amore, amore di nonna, no, quanto è bella. Una, le altre, un coro greco di felicitazioni sulla bellezza della propria nipotina o nipotino. E mi ricordo, come se fosse ora, il prete. Mi ricordo esattamente quello che disse. Nonne, madri, finalmente ci fu silenzio. Vi scongiuro, questo dovrebbe essere il giorno più importante nella vita di un cristiano, quando riceve per la prima volta il corpo di Cristo in sé. Pausa lunghissima. State zitte! Dico, adesso bestemmia. E qui succede un miracolo. Appare veramente la Madonna. No, non bestemmiò. Poi andai da lui e dico, padre, lei c'ha ragione. Il problema sono i fedeli. E infatti, anche a teatro è così. Sono solo le mie più grandi ammiratrici, quelle di una certa età, ovviamente, che stanno in prima fila, che nel momento in cui devo dire essere o non, quello è il momento in cui loro scartano la caramella. Nel silenzio assoluto della cosa, sente tic, cade la caramella. Nel momento in cui uno deve avere il silenzio assoluto, è vero, lui che fa il musicista, accade sempre così. Ecco, ecco, la nota perfetta del violino. Essere o non essere, come comincia l'essere o non essere? Cioè, secondo voi, l'essere o non essere comincia con la parola essere o non essere? No, comincia con un povero Cristo che dovrebbe fare l'attore, che fa... La raccolta, la grande raccolta, i greci la chiamano il logos. Logos, da cui legein, da legare anche, no? Credo che dobbiamo finire, ma voglio per finire la storia di Edipo, che Edipo alla fine, cercando disperatamente chi è la causa di tutto, viene a scoprire che lui è la causa di tutto, in quanto lui era il figlio di Laio e Giocasta, che Laio voleva fare uccidere il figlio perché l'indovino gli aveva detto che questo ragazzino l'avrebbe ucciso e avrebbe sposato la madre. La madre non ha il coraggio di ucciderlo, allora gli buca i piedi. Edipo, per questo Edipo vuol dire zoppo, piede deforme, perché Edipo cammina così, cioè, avuto, non cammina come tutti, è stato gli hanno bucato i piedi da bambino, c'ha i piedi, cammina male, eh? E alla fine viene a scoprire che lui è la vera peste della città, è lui il male della città. Allora rientra in casa dove è scappata Giocasta, che essendo una donna ha capito tutto prima di tutti, senza bisogno di sentire i pastori. Ma la porta è chiusa della camera da letto, la sfonda. E Sofocle ci dice come la sfonda. Non ci mette poco, toglie i cardini. Il portone, la porta della camera da letto, la stanza nuziale, cade. Lui entra e vede, dice la traduzione, vide
la donna appesa. La scioglie. Prende le spille che reggono la veste. E la veste greca era fatta in un modo particolare. Poteva essere portata o da una sola spilla o da due spille. Sotto la donna era nuda. Quindi non c'erano le donne del popolo che lavoravano nei campi, mettevano delle specie di pantaloni, delle mutandone lunghe e sopra la veste. Ma no, toglie la cosa, cade la veste, prende le spille, tira giù la donna, si cava gli occhi e va e andrà per il resto della sua vita cercando ciò che non può trovare mai, cioè la svelatezza, la verità, che in greco, come sapete, si dice aletheia, a privativo, la svelatezza. Questa cosa qui, questo sangue, Sofocle ci dice di che colore è. Dopo, quando, dopo l'Edipo re, cambiarono l'aulaia, la tenda, il sipario, che era nero, diventò rosso. Quel rosso quasi cupo, nero, del sangue degli occhi di Edipo. Quel sipario dice, anche se non lo sapete, non lo sa tranne qualche vecchio rimbambito come me, vuol dire che ricorda, rammemora, fa rivivere il momento in cui Edipo si acceca, perché soltanto da cieco può finalmente vedere. Solo quando la rappresentazione è finita, lo spettatore può comprendere il senso profondo di sé, non dello spettacolo, di sé, perché anche se uno si annoia, ha scoperto qualche cosa di sé, anche se uno ha scoperto qualche cosa di sé, c'è sempre una scoperta che noi facciamo massimamente. Mi direte, ma io mi rompo le palle a teatro, avete ragione, pure io, perché poi sono arrivati i registi che hanno rovinato ancora di più, poi sono arrivati anche i registi che non sanno nulla, hanno fatto la CEPU, i corsi CEPU per la regia. Poi c'è pure la critica che non capisce assolutamente. Ma non un po', perché non hanno studiato. Mi sembra che il teatro o la chimica o la fisica. Uno dice, mi piace tanto la chimica, mi occupo del NaCl. E no, devi studiare, devi farlo, ti devi rovinare. Ti devi, come dice Sartre, sapete nulla, ti devi sporcare le mani, ragazzo, nel sangue e nella merda, e allora puoi parlare. Questo vuole fare il rivoluzionario. No, perché dobbiamo, no, non perché io pensavo che, no. La rivoluzione non si fa con le parole, si fa... Bene, carissimi, allora? Maestro, grazie, grazie per le sue parole, davvero ci onora della sua presenza e della sua conoscenza. Maestro, io volevo chiederle, dopo un anno e più di assenza da questi luoghi, lei con una carriera così importante, fondamentale per il teatro italiano e per tutti noi, cosa ha provato in questi giorni a tornare in teatro? Caro, come dicono i vecchi, caro.
intanto che mi mancano dei giorni di prove, ma non ce l'ho. La prossima questa volta è la cosa. Poi che prima tu hai detto la data, io non so mai la data in quale data mi trovo, e allora hai detto la data del debutto, io ho fatto così, ho detto cazzo, quando debuttiamo? A breve, sabato 12 giugno, fra poco, a breve. Ci siamo praticamente. E io, non avendo gli occhiali, ho interpretato 4 come 1, da lontano, non vede, no? Poi adesso che mi sono abituato alla luce, venivo da fuori, ho fatto così, dico cazzo, 4, c'ho l'esame tra poco, devo aprire il sipario, il velo del sangue di Edipo. Il che vuol dire peraltro che qualunque cosa noi facciamo, facciamo i conti con Edipo, sia che lo sappiamo, sia che non lo sappiamo. Maestro, quale sarà il ruolo del teatro? Il ruolo? Nella costruzione della società del domani. Ah, è indispensabile, è molto semplice, non potrà mai morire. Il cinema è morto. C'è gente che va al cinema? No, lo guarda in televisione, nemmeno. I ragazzi lo guardano sopra quei telefononi. È un destino, perché il cinema è una tecne, 24 fotogrammi al secondo che si muovono e danno l'illusione del movimento di fantasmi figurali che sono fotografie vicine di persone che si muovono, recitano, dicono vagamente cose che poi vengono tagliate, montate, rifatte, molto affascinante, meraviglioso, ma è una tecne, è morta. Allora, io pregherei i ragazzi che hanno delle domande di farsi avanti, qui vicino al microfono, così potete porle direttamente al maestro. Salve, sono Arianna e del Polo Scientifico Tecnologico Enrico Fermi e la mia domanda è: cosa consiglierebbe ad un ragazzo o una ragazza che vuole intraprendere la carriera di attore o attrice? No, guarda, Chekhov diceva: in queste cose non si possono dare consigli. Cosa ti dico? Vai a teatro? Forse ci vai, forse non ci vai. Pensa alla bellezza. C'è sempre una chiamata, c'è sempre quella che i preti chiamano la vocazione e che poi vuol dire una chiamata. E a un certo momento, se per caso, un giorno, forse sì, forse no, ti siederai in un posto più o meno, questo rosso, magari a Viareggio, a Fiori, perché il sindaco ha chiamato l'assessore alla cultura, le belle acce, lascia gusto codesta, oh bella, come faresti le volte? Tutti di Creton, tutti di Creton, sì, anche tutti si paga, tutto bello di Creton a fiori, sì, ho visto una cosa tutta, perché poi è così accade, non crediate, adesso voi avete il direttore del teatro, una persona di cultura, un musicista, che ha fatto anche le musiche per il teatro, e mi raccontava l'altro giorno che c'è stato un regista, di cui so il nome perché ho visto anche lo spettacolo, perché vi recitava quella che poi sarebbe diventata mia moglie, e mi ha raccontato, dice, ah scusi maestro, ma come devo farle le musiche, che tipo di musica, non so, ragazzo, giovane, per cui regista, forse. Voglio una musica gialla. Allora, non ho, perché era educato, non osò dire nulla. E poi cosa successe? Dice, adesso cosa cacchio faccio di giallo? Presi nota. Ah, e lui, ah certo, sì, non osando dire nulla, ah,
il produttore l'aveva chiamato perché così questo me lo gestisco, poi magari mi chiede violini, violoncelli, cose, pianoforti, archi, fiati, quindi non posso dare consigli. Vai, ci sono alcuni a cui il teatro piace, altri che lo odiano, probabilmente nell'antica Grecia era così e molti si rompevano i coglioni, non ci andavano, anche se i teatri erano molto grandi, era molto complesso. Per esempio l'attore, che noi oggi consideriamo una persona importante, era sempre, come si diceva, nascosto sotto. Ipocripta, criptato sotto, ipocriptessa, criptato, nascosto sotto. E? Ma come nascosto sotto? Sì, però siccome i greci sono filosofi, proprio anche quando dice facciamo un nome tecnico, ci dice che l'attore, per essere veramente bravo, deve nascondersi a tal punto sotto la maschera fisica o metafisica, simbolica, come ti pare, del personaggio, da non farsi vedere, da rimanere nascosto. L'attore che si fa vedere, oh quanto è bravo, l'avia, cane, non deve sapere che ero io, se lo deve dimenticare. Ma come si chiamava il palcoscenico? Loro che sanno tutto di greco. È questo il colpo di genio filosofico greco. Purtroppo rovinato quando San Pietro è andato a Roma, quando è arrivato il giudaismo cristiano, non è, il teatro non nasce tra gli ebrei che hanno un Dio uno, il teatro può nascere solo dove gli dèi sono infiniti. L'occhio del greco è travolto dagli sguardi. Più sei grande, più hai dei. Il pavimento si chiama parlante. Ah, hai capito? Logeion. Ah, ma è lui che... Ah, non è l'attore che parla? Schenè. Noi pensiamo che la scena è la scena, la scenografia. No, è il dietro le quinte. L'esse privativo, coine, linguaggio comune, è il luogo dove non c'è il linguaggio comune. Detto in altri termini, è il luogo dove bisognerebbe stare zitti. Perché il logos, quello è il luogo del logos che risuona del logos nascosto grazie. È un abisso. Grazie maestro. Una seconda domanda e poi ci avviamo alla conclusione. Parlo con voi così ogni tanto ripasso anche. Buongiorno maestro. Ciao. Sono Gioia Malamace, frequento il quarto anno del liceo linguistico. La mia domanda è... Vedete come parlano i ragazzi di oggi? Non ho capito una parola, ma non importa. Mi fido ciecamente di quello che non ho capito ma che hai detto. Sono la cosa linguistica... Ah, ho capito tutto. Ah, ma non senti te non posso vivere. Non posso vivere, ti amo pensamente. Mi prendo i tuoi occhi, ti amo. Ti adoro. Ho capito solo oro. Ma è così, le mie figlie erano uguali. La mia domanda è, quando ha capito che la sua vita sarebbe stata il palcoscenico? Non l'ho capito. Beh. Non lo so, amore mio. No, l'ho capito. L'ho capito, sì.
L'ho capito, ma non sapevo come si facesse. È stato tutto un caso. Volevo far l'attore, ma non sapevo come si facesse. A Torino ho avuto l'opportunità di avere degli amici, delle amiche, con cui siamo andati a teatro, andavamo tutte le sere. Allora i teatri erano privati, non erano del comune, dello Stato, della regione, non c'era tutta questa bella roba. Forse era meglio, però c'era meno inciucio, molto meno inciucio. E il Teatro Carignano di Torino, più o meno come anche se fatto, costruito in maniera un po' diversa, un teatro dove si capiva che ci andava Casa Savoia, la cosa, il palco, e c'era il proprietario allora del teatro che, siccome andavamo tutte le sere, ci mandava sempre nel palco reale, non ci faceva più pagare. Oddio, ma ancora qui siete? E tu sempre lì, sempre lì, sempre lì. E ho visto degli spettacoli bellissimi, naturalmente i più belli, quelli con erano quelli che venivano dal Piccolo Teatro di Milano, di Streller. Passarono gli anni e vidi lo spettacolo che segnò la mia vita. Col Centro Universitario Teatrale si era organizzato un pullman di un gruppo che voleva andare a Milano a vedere uno spettacolo, la prima di uno spettacolo, Vita di Galileo di Bertolt Brecht. Andiamo, mi ricordo che dentro il pullman eravamo un gruppo tra cui c'era, me lo ricordo perché quando ci vediamo ce lo ricordiamo sempre, c'era Piero Fassino, con cui andammo, c'era lui, altri amici, altri compagni, e io vedo, non potete avere idea cosa ho visto, uno spettacolo, certamente lo spettacolo più bello della mia vita, ma non lo spettacolo più bello, una cosa di una tale perfezione, di una tale bellezza, una meraviglia, lunghissimo. Il pubblico era disperato, non ne poteva più. E c'era Tino Buazzelli che faceva Galileo, un grandissimo attore. Io vidi lo spettacolo 12 volte. Ho visto la prima e poi ho visto l'ultima a Roma. Perché poi, nel frattempo, ero andato all'Accademia di Roma e stavo a Roma. E Tino Buazzelli, un attore molto generoso, grande giocatore, perdeva sempre, tanto che Paolo Grassi, il direttore della scuola, non gli dava più i soldi settimanali, ma la moglie arrivava a Milano da Roma e li dava a lei. Signora, questa è la paga di Tino. Pensate che cosa andava, perché dopo lo spettacolo durava 5 ore, pigliava la macchina, andava in Svizzera, mi ricordo adesso il nome, dove c'era il casino, giocava e perdeva. Grandissimo, grandissimo. Naturalmente col corso delle repliche, come sempre succede, gli spettacoli... È come fare l'amore. La prima volta che fai l'amore sei tutto sulle... poi sempre peggio. E poi l'attore si impantofola usa il personaggio non come un abito nuovo, delle scarpe nuove con un certo rispetto, ma come vecchie pantofole di casa. Allora è il momento, ci gioca. Ci sta comodo dentro. Invece bisogna sempre sentirsi un po' a disagio dentro la parte, nella vita, nel rapporto con gli altri,
nel rapporto con te stesso, nel rapporto con la tua penna, col tuo foglio. Non scrivete col computer. Cosa dice Heidegger? Che la macchina ruba. C'è un bellissimo capitolo di Heidegger sulla penna stilografica e sulla macchina da scrivere. Dice, ma no, ma perché c'è la penna? Sì, la macchina è comoda. Pirandello c'ha una fotografia con la macchina da scrivere. Ha usato la macchina da scrivere soltanto per farsi la fotografia, così. Fatta? Sì, maestro, bene. Scriveva sempre con due asticciuole, una nera con l'inchiostro nero e un'altra con l'inchiostro rosso. Con l'inchiostro rosso scriveva le didascalie, con l'inchiostro nero scrive adesso l'asticciola. Mi sembra un eccesso, ormai il computer dobbiamo usarlo per forza, perché sennò siamo rovinati, però va bene così. E questo... Ah, questa è bellissima. Ah, Gabriele, vieni qua, dai. Andiamo a mangiare. No, 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 Tino, non può. Non ti preoccupare, stronzo, ci penso io, pagatino. Perché io non avevo i soldi. Non avevo i soldi, mi sono trovato in condizioni veramente incredibili. Una delle prime scritture, stavo a Milano. Non avevo i soldi, vivevo in una pensionaccia frequentata da donnacce, non donne, donne proprio di facilissimi costumi, che incrociavo in queste maleodoranti scale, maleodoranti un po' di petrolio, perché una volta si usava il petrolio per togliere i parassiti. E, lì a Milano stavano facendo, era il secondo anno, il terzo, che rifacevano Galileo, e non avevo... Dico, che faccio? Che faccio? Vabbè, vado a fare una doccia. Al bagno pubblico, perché non avevo il bagno in camera, quindi spendevo un mucchio di soldi per l'igiene. Vado, faccio la cosa così, esco. Oh, sotto la doccia, un'ora e mezza, che meraviglia. Stupendo. Detto così, poi... E ora... C'ho una fame, non avevo una lira perché c'erano le lire. Dio mio. E cammino, ero vicino Piazza del Duomo, una traversa. E cammino, dico, ma cazzo faccio? Adesso prima che... Io devo vedere l'amministratore, mi faccio dare un piccolo anticipo in modo che stasera posso cenare. Ma che qui veramente... Vedo qualcosa in lontananza per terra, non ci posso credere. No, no, non sono, no. Mi avvicino. Soggettiva dell'attore che si avvicina, la macchina. Carrello, 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 che si avvicina. Primissimo piano dell'attore che vede, incredulo. Fine del carrello, sopra 5.000 lire, in allora 5.000 lire era una cifra che non si poteva credere, 5.000 lire, dettaglio del piede che fa tac! Poi, la mia migliore interpretazione, fai finta di nulla. Mi sento un po' Gary Cooper. Mi guardo a destra, mi guardo a sinistra, fingo che una scarpa mi si sia slacciata e mi chino. Faccio così col piede, cazzo, ma sono 5.000 lire. Ma... Oddio mio, 5.000 lire. E quel giorno riuscii a pranzare, poi a cenare, a fare anche una colazione ampia, mi diedi proprio da fare sul piano del commestibile e andai a teatro la sera, me lo ricordo ancora, al teatro San Babila,
a Piazza San Babila, uno spettacolo molto brutto, ma non importa. Mi hanno fatto entrare, naturalmente, alla cassiera. Sai, io sarei, perché quando uno comincia, non è. Mi dica, ma guardi, io sarei un allieva della scuola, ma io sarei un attore che, vergognandoti, va bene, e ti danno un biglietto per entrare. Una volta c'era questa tradizione che gli attori, i teatranti, diciamo, a teatro non pagassero. Adesso non lo so se c'è, se non c'è ancora, ma forse ci sarà, presumo. Non so, mi sembrerebbe una cosa civile. E questo è quanto. Quindi, sei chiamato. C'è sempre l'appello. L'appello. Vai a sapere. Grazie, maestro. Ciao. Grazie per la sua risposta. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo bellissimo e fortunato incontro per tutti noi. Ringraziamo il maestro Lavia per la sua disponibilità. Vi ricordo che lo spettacolo, come teatro avremo l'onore di poter avere un'anteprima nazionale sabato 12 giugno alle ore 18:30. E davvero voglio rivolgere a voi ragazzi, che siete il futuro di questa città, di essere partecipi di questa rinascita. Noi, come nuovo progetto Teatro Maria Caniglia, teatro di produzione, stiamo facendo il possibile per fare in modo che quella porta lì all'ingresso sia quanto più aperta possibile e che possa per voi rappresentare una casa, un punto di incontro, di ritrovo, dove poter costruire, immaginare, inventare, dove poter vivere. Ci stiamo provando, ma abbiamo bisogno di una partecipazione attiva e di ricostruire con voi dei legami di senso che abbiano un valore, che siano pieni di significato. Vi chiediamo pertanto di esserci, di partecipare, seguiteci, maestro, anche sui nostri social, si può dire. Socials. Socials, perché ne abbiamo più, esatto, più perché ne abbiamo più di uno. Esatto. Abbiamo il sito internet che è www.teatromariacaniglia.com, su Facebook, su Twitter, ma soprattutto in teatro. Grazie per essere venuti, per essere intervenuti in questo momento così importante. Grazie al maestro Lavia che ci onora della sua presenza. E buona giornata a tutti. Ciao ragazzi, ci vediamo.